Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. Appartamenti in stile classico, moderno, etnico, per famiglie tradizionali, allargate, per singoli. Per maggiori informazioni telefonare allo 06 50 33 33, oppure, visto che immaginate qua, potete parlare direttamente con me. La zona sarà collegata bene, autobus, tram, forse anche un filobus, che vi porteranno in un attimo alla metropolitana sulla Laurentina, che qua siamo a due passi da via Laurentina, tra via Laurentina e via Ardeatina. Pigli il filobus e un attimo e pum, e sei in centro. Se poi vuoi uscire fuori Roma, da un attimo stai già sul raccordo anulare, pigli e esci. È un affare, giuro. Torpagnotta 1 già era un grande affare, ma Torpagnotta 2 è un affare al quadrato. Oggi parliamo di quanto sta accadendo nel municipio dodicesimo a Tor Chiesaccia, via Castel di Leva. Siamo tra Spinaceto e appunto Castel di Leva, nel settore meridionale dell'agroromano, che resta ancora oggi, nonostante un'esplosione edilizia spesso squallida, spesso mal costruita, uno dei luoghi più belli dell'intero agroromano. Oggi questa zona è a fortissimo rischio a causa della prosecuzione dei lavori della lottizzazione di Torpagnotta 2, mandata avanti, lo sappiamo da chi, insomma, da Francesco Gaetano Caltagirone. Passerei anche la parola immediatamente a Lorenzo Romito. Insomma, Ulderico, Lorenzo ci stava raccontando nei dettagli la bellezza e la preziosità archeologica, paesaggistica di quest'area. Tu, a questo proposito, cosa puoi aggiungere? Cosa vuoi aggiungere anche a chi non conosce bene che cos'è Torpagnotta, che cos'è la chiesaccia, che cos'è la torre di Torpagnotta, una torre medievale che sta su dal XIII secolo, adesso arriva, insomma, Caltagirone e probabilmente non la vedremo neanche più, perché si tratta di costruire palazzoni di 8 piani. Ma guarda, la vicenda urbanistica di Torpagnotta 1 e 2 è paradigmatica dell'impossibilità di una gestione sana del territorio. Al variare delle amministrazioni pubbliche, quello che non varia è proprio il modello speculativo. Se poi andiamo a vedere come si arriva alla costruzione di queste palazzine del piano di Torpagnotta 2 a ridosso della torre, ci si arriva attraverso una traslazione di volumi che avviene con una giustificazione che viene deliberata dal Consiglio Comunale di Roma a tutela del patrimonio storico archeologico. Quindi non solo l'abuso totale del potere, la collusione, non credo che nessun tecnico comunale sia mai stato messo in prigione per aver causato tanti danni al bene comune e all'amministrazione pubblica. E che succede? Qui ci prendono pure in giro, cioè ci vengono pure a dire che quelle 5 palazzine a 7 piani che ora si vanno a collocare proprio fra Torpagnotta 1 e la torre, in quello spazio intermedio, in quello spazio di risulta che in qualche modo è parte per piano regolatore di verde. Ecco, intanto questo, non solo, ma è lo spazio che il quartiere si è guadagnato pagando a proprie spese, pagando la speculazione edilizia, 40 volte il prezzo reale di quel terreno alla speculazione edilizia per guadagnare un affaccio sul verde. Invece no, dopo che tutto questo viene realizzato ci si riesce anche a trasferire i volumi e a trasferirli proprio davanti alla torre e proprio davanti al quartiere. Cioè c'è un abuso. Questo è vero e proprio una fortezza tipo Alcatraz, insomma. Invece la cosa più orripilante è il fatto che questi terreni erano terreni che appartenevano all'Italsky, società del gruppo IRI. Ora, che cosa dice il codice dei beni culturali? Dice che tutti i beni, qua potete vedere ad esempio uno dei tanti casali, aziende agricole che furono costruiti qui nel, diciamo, con la bonifica dell'agroromano, e dice che un bene, un'azienda agricola che sta su un terreno pubblico non può essere ceduto ai privati.
nella delibera 148 del 2005, al punto primo, si scrive che era vietato di rilasciare le bisognava subordinare il rilascio delle concessioni alla partecipazione economica per la realizzazione di tutte le opere viarie esterne. Queste opere non sono state costruite, ma le concessioni sono state rilasciate. Quindi, e dove è stato l'inganno? L'inganno è che in fase di stipula della convenzione i funzionari comunali che sono andati a stipulare la convenzione non hanno rispettato quello che il Consiglio Comunale aveva deciso, quindi è una cosa gravissima. La cosa è stata rilevata, è stata denunciata, ma come si suol dire, poi evidentemente nessun magistrato è stato o capace o ha avuto il coraggio o ha avuto il potere di poter dire al signor Francesco Gaetano Caltagirone che qui questa lottizzazione era completamente irregolare. Alla fine venga a scoprire dall'allora direttore regionale, che si chiamava Prosperetti, e probabilmente era una persona che stava al di fuori del cosiddetto sistema, Prosperetti mi manda da responsabile della 241, che è il Gnarra. Gnarra gli viene assegnata la pratica, lui rileva quello che vi ho raccontato poco prima, che il codice dei beni culturali vincolava ope legis, perché sui terreni pubblici questi monumenti, i monumenti che hanno più di 50 anni, che ricadono su un terreno pubblico, sono già vincolati per legge, quindi non c'era neanche bisogno di fare istruttoria. Bisognava soltanto applicare la legge. Emergono i due punti principali a cui in queste due settimane ero giunto, in sostanza, che è stato infangato o comunque nascosto il lavoro di alcune persone su quel territorio, e allo stesso tempo non è il primo, ormai ci siamo ingalliti. E a livello tecnico, nella sua richiesta di vincolo monumentale, che cosa aveva rilevato su quell'area dove stanno adesso edificando Torpagnotta 2? La preesistenza di un centro di colonizzazione agraria costituito da una ventina di casali, alle emergenze architettoniche, storico-artistiche di Torpagnotta, vuoi la torre, vuoi i luoghi della chiesa. Qualcuno deve assumersi la responsabilità di dire, vabbè, tutto questo, io, a me tutto questo me ne frega, io ho altre esigenze, ho altri problemi da risolvere, e le risolvo realizzando il Torpagnotta 2. Lei comunque aveva fatto quindi esplicita richiesta presso la procura di una revoca delle concessioni edilizie sull'area Torpagnotta 2. Certo, certo. In particolare per il caso specifico la pratica è stata anche volutamente persa. La procura ha ricevuto anche questa parte, insomma. Quando si trattò anche qua, perché era stata cancellata Torpagnotta, quella che sta in attuazione adesso, Torpagnotta 2 per capirci, non Torpagnotta 1 che sono le case di cooperativa dei poliziotti, ma la 2, si disse non c'è bisogno di costruire un quartiere fuori del raccordo anulare. Benissimo, la proprietà di quelle aree disse non vi preoccupate, faccio io una tranvia che collega la stazione del metro di Laurentina e la collego con... Solo che poi si scoprì l'arcano, cioè la tranvia veniva magari pure fatta, ma veniva fatta a spese del pubblico, quindi il privato vantava un credito, fatemi costruire perché faccio la tranvia, dopodiché però i soldi ce li mettete voi, e questo mi sembra un po' una truffa, se posso dire, rispetto a quello che sta avvenendo. Questa è la tavola 25 del nuovo piano regolatore, questo è l'uscita 25 del raccordo, vedete il quadrifoglio, questo è il raccordo anulare, questa è via Laurentina, questa sotto via Castel di Leva. Come vedete quest'area verde era tutta prescritta a verde nella tavola, questa è una tavola scala 1 a 10.000, tavola prescrittiva, cioè una tavola che detta legge, in giallo le aree da edificare e in verde le aree verdi, in arancione le aree che si erano già state o in fase di edificazione al momento della redazione del piano. Questo appunto è il piano di zona C6 Torpagnotta, e queste in nero sono le preesistenze archeologiche. Questo è un casale, questa è la chiesa medievale, questa in piccola è la torre, e questo qua, notate bene, questo quadrilatero era il castrum, cioè il campo fortificato, le mura fortificate adiacenti alla torre. Queste mura sono state distrutte per fare via Pianalli, il prolungamento che scende sotto, perché via Pianalli doveva unirsi in questo triangolino, dove invece sono state fatte delle ville che poi pare siano abitate dai vertici dell'ex assessorato di Montino e di D'Alessandro. I capi segreteria hanno fatto delle ville dove la strada si univa e evitava il castrum. Invece il castrum in piena costa è stato sventrato dalle ruspe per fare una terza strada che non era prevista. Qua ne era prevista una sola, non hanno fatto una seconda qui e una terza qui. E accanto a questa strada
proprio dove stanno queste ultime mura hanno costruito i palazzoni bianchi che abbiamo filmato, quei due palazzoni bianchi che fanno, che creano lo scempio di maggiore impatto paesaggistico sui monumenti, alla faccia dell'articolo 9 della Costituzione, che dice che questo patrimonio deve essere tutelato, cioè gli enti che avrebbero dovuto tutelarlo, soltanto l'architetto responsabile di zona aveva detto che bisognava cancellare qualsiasi concessione, e questa sua istruttoria doveva essere soltanto controfirmata dal sovrintendente e dal direttore regionale, che invece non l'hanno proprio, fatta sparire letteralmente, cioè questa pratica non risulta proprio agli atti e non risulta allegata nel decreto di vincolo. Poi nel decreto di vincolo però paesaggistico, perché questo era un vincolo monumentale che tutela i monumenti, col vincolo monumentale non si poteva costruire assolutamente, col vincolo paesaggistico si può costruire con il permesso della sovrintendenza. Allora loro cosa fanno? Omettono di redigere il vincolo monumentale che era dovuto, era imposto dal codice dei beni culturali e dall'articolo 9 della Costituzione, e fanno un vincolo all'acqua di rose che dice che questo complesso è quello di maggior valore, lo dice nelle norme, ma incoerentemente da quello che dicono nelle norme, poi nel fare la perimetrazione escludono le aree dove poi si lottizzerà, quindi è una cosa pazzesca. E questo era il futuro parco, doveva essere il futuro parco di questa lottizzazione, quindi Caltagirone vende delle case a persone che non avranno più un parco pubblico archeologico. Attenzione, non le comprate che possono essere ancora demolite, ci stanno delle denunce su questi palazzi, Questo era il parco pubblico, viene inserita una frase da due funzionari che hanno delle grosse disponibilità economiche, pur essendo dei semplici funzionari comunali, hanno diverse ville, proprietà fino anche a Cortina d'Ampezzo, scrivono una frase doppiamente falsa nella delibera 148 del 2005. La frase è la seguente: alcuni comparti vengono traslati per aumentare la distanza da Tor Chiesaccia. Questa frase è doppiamente falsa, perché fino a quel momento i comparti erano solo 9 e poi invece diventano 13, quindi loro dovevano scrivere i comparti vengono aggiunti e messi addosso alla torre su quello che era un parco. Quindi questo è il risultato, che è stato violato il codice dei beni culturali, è stato violato il piano regolatore, perché in questa zona era una zona destinata a verde pubblico, è stato violato il piano paesaggistico, perché in quest'area dove stanno questi palazzi il piano di tutela paesaggistico della Regione Lazio prescrive la tutela integrale, che è il livello più alto massimo di tutela paesaggistica. Io devo approfondire il tema, quindi da tempo. Ok, va bene. Siamo in campagna elettorale, perché le lauree amministrative. Sì. Quindi io cerco adesso di informarmi, capisco di che cosa si tratta. Chiaramente, essendo temi anche delicati, voglio capire insomma come intervenire, cosa certo. Dire, quello che stiamo facendo, voglio darti informazioni certe. Siamoci insieme, io sono disponibile, ma è il mio numero, quindi okay. Non è un problema, l'unica cosa è che ti chiedo gentilmente, facciamo passare domani, che c'è l'ultimo giorno di campagna elettorale. Perfetto, perfetto. Intanto io mi informo e lunedì mattina ci possiamo sentire. Mi si ricorda, ci eravamo sentiti un mesetto fa per quanto riguarda la situazione di Tor Pagnotta 2? Sì, ci stanno lavorando, non ho ancora notizie, perché ho passato la cosa a chi è di competenza del settore urbanistico, i tempi dell'amministrazione. Maggio, scusa, puoi rispondere? Perché era passato quasi un mese, allora siccome volevo stringere un po' i tempi, non lo so, lì la Regione Lazio avrebbe dovuto vigilare, non sembra purtroppo che sia stato fatto niente in merito. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. E questo qui, questo signore che vedete inquadrato, che vende queste case su area vincolata, E oltre a fare questo lavoro fa il presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio ed è anche membro della Commissione Urbanistica della Regione Lazio, quindi ha partecipato al piano casa di Polverini, che è quello che prevede di costruire anche nelle aree cosiddette standard, cioè nelle aree destinate a parco pubblico, e quindi c'è un conflitto di interessi mostruoso. È un po' come mettere Carlino presidente della Regione Lazio è come nominare un pedofilo maestro d'asilo, oppure come nominare una volpe a guardia del pollaio, cioè è lo stesso metro, è lo stesso paragone, è un paragone cogente e non è per nulla esagerato.